sono diciamo costretti a fare per cercare di farli confrontare con i problemi, per cercare di dargli una lettura diversa da quella che fino ad oggi è stata offerta diciamo dagli altri rappresentanti istituzionali. Quelli di questo territorio hanno fallito tutti quanti. La provincia di Caserta ha eletto 8 consiglieri regionali che durante gli ultimi 5 anni di mandato non sono stati in grado di far approvare una proposta di legge che potesse davvero, davvero rilanciare questo territorio. Solo che uno in politica porta quello che ha e probabilmente queste persone non sono stati in grado di portare nulla perché nulli erano i contenuti di cui si facevano promotori. Io sono un figlio di questa terra, un figlio della provincia di Caserta, che qui è cresciuto, ha studiato e che oggi ha una speranza, la speranza di poter offrire e portare il proprio contributo all'interno delle istituzioni per spiegare alle persone che la politica non è tutta uguale, i politici non sono tutti uguali, c'è qualcuno che lo fa per interesse, c'è qualcun altro che lo fa per amore della propria terra, ed è soltanto l'amore per questa terra che mi porta oggi qui, che è 21 agosto, a 40 gradi sotto il sole, a parlare con le persone, a cercare di sensibilizzarli sui temi della politica, sulle scelte importanti che incidono nella sfera personale di ognuno di noi, nella sfera personale di ognuno che è chiamato con senso di responsabilità a scegliere cosa è giusto e cosa è sbagliato. Noi dobbiamo evitare di fare tutto erba un fascio nel considerare la politica e i rappresentanti istituzionali come dei soggetti che siano orientati soltanto da sentimenti truffaldini. Ebbene, noi siamo qui oggi per cercare di sensibilizzarvi e di portare avanti un messaggio di vittoria con Campania Libera, affinché questa campagna possa essere liberata finalmente dagli stereotipi, dalle frasi fatte e dai tanti problemi che ci affliggono. Il 20 e 21 settembre vi invito a votare Campania Libera, vi invito a scrivere sulla scheda il mio nome e cognome, Luigi Roma, un cognome che è di facile diciamo memorizzazione, che è quello della